farà un giro per le scuole di tutta Italia con questo film. Sapete, da anni impegnata sul tema delle donne, per le donne, è un grande onore averla qui, e lei ci spiegherà quello che farà con questo film e come cercherà di far crescere la consapevolezza nei nostri ragazzi e nelle nostre ragazze. Prego, grazie. Di donne, di milioni di donne, è ambientato all'inizio del Novecento, ma racconta quello che potrebbe essere accaduto anche qui da noi, in Italia, o anche altrove. Soprattutto racconta la storia delle donne, bambine, che iniziavano a lavorare in fabbrica a 7 anni per mezza giornata, che all'epoca voleva dire 7 ore, perché la giornata intera era di 14, e in condizioni spesso disumane. Condizioni di lavoro durissimo che chiaramente riguardavano anche gli uomini, ma le donne, come spesso è stata la nostra storia, non venivano riconosciuti diritti fondamentali che per esempio ci tutelassero in gravidanza e che non ci ammazzassero letteralmente di fatica per dover gestire oltre molti figli, e sappiamo che i metodi anticoncezionali arriveranno molto tempo dopo, il lavoro in casa e fuori casa, di conciliazione dei tempi, ancora non si parla. Le protagoniste lavorano nelle tessiture inglesi, luoghi fisicamente durissimi, con una temperatura altissima. Intanto, noi italiane, lavoravamo ad esempio nel filande torinesi, dove le operaie restavano 16 ore al giorno, sedute davanti a una bacinella d'acqua bollente, con le dita dentro a scuotere i bozzoli e a tirarne il filo. Questo lavoro veniva fatto dalle bambine, che avevano dita piccole, e sarà tramandato alla storia con la frase ripetuta ancora oggi a Torino e Piemonte, chi di voi a Piemontese l'avrà sentito, a sbobinare i bigatti, a sbobinare i bacchi, 14 ore al giorno a 7 anni. Ci vorrà una legge di inizio Novecento per fissare un massimo di 12 ore e per l'interdizione del lavoro notturno per le donne e per le bambine. Gli asili erano spesso in fabbrica e pare un'innovazione incredibile, ma dove altro le donne avrebbero potuto tenere i neonati dall'allattarli, visto che si lavorava fino al giorno del parto. Il film che andiamo a vedere insieme, mi vedete sorridente perché è un film meraviglioso, è una storia di donne, di giovani donne, per la maggior parte analfabete, poche pochissime andavano a scuola in quegli anni, che decidono di reagire alla vita che non è vita. E la loro acquisizione di consapevolezza avviene per necessità, non dai libri. Avviene che decidono di reagire perché l'alternativa non c'è. O vita o morte, diremmo. Ma sopraggiunge anche una storia di patto intergenerazionale, che è uno dei pilastri su cui si basa la coesione sociale, e non ce ne dovremmo dimenticare mai. C'è un bellissimo cameo di Meryl Streep, che è vecchia del film, e che stringe questo patto di forza con le ragazze, cosa che possiamo fare ancora oggi. C'è quindi un'istruita Emmeline Pankhurst, che è una delle teoriche del femminismo, che insegna alle giovani sprovvedute come farsi valere, e loro la seguono, e la loro strategia si rivela di successo. Sopraggiunge è una riuscita storia di team building, so che qui oggi ci sono molte donne d'azienda che di successo. Bene, Sopraggiunge è una bella storia di team building, dove il team funziona perché oltre c'è un fine etico ideale a cementare la coesione. Ed è anche una storia incredibile sulla capacità di intercettare l'attenzione dei media, pensate 100 anni fa, in un'epoca in cui i media avevano appena iniziato ad esistere, non vi anticipo nulla, ma nel film c'è anche questo. Però perché ci è piaciuto così tanto Sopraggiunge? Qual è il vero messaggio del film? La vera ragione che ci porta oggi qui è la capacità di questo film di raccontare una storia vera, dove ancora una volta emerge forte e chiaro il messaggio che cambiare il mondo si può, è possibile. L'hanno fatto delle ragazzine e delle ragazze 100 anni fa, senza istruzione, analfabete, ammazzate di lavoro e di fatica, ce la possiamo fare anche noi. Le Sopraggiunte cambiarono realmente il mondo, ottenendo il voto alle donne nel 1918, questo in Inghilterra. Però settimana prossima saranno i 70 anni dal 46, quando noi donne italiane votiamo per la prima volta. E quindi c'è da festeggiare, c'è da essere felici.
c'è da ricordare, perché non c'è futuro senza memoria. C'è da essere grati a chi ha combattuto perché noi donne oggi siamo qua, e ne vedo tante. Abbiamo ancora tanti problemi da risolvere, ma libere o quasi libere di autodeterminarci. Siamo state oggi invitate da una presidente donna che è terza carica dello Stato. Io vorrei che le nostre operaie nelle filande sapessero che il loro sacrificio è servito anche a questa vittoria. Era veramente solo ieri, vi prego di fare un piccolo lavoro di immaginazione. Gli uomini uscivano. Ciao Maria, ciao Carla, dove vai? Carlo, vado a votare. Noi restavamo a casa con i bambini e gli animali. E nella testa di mia nonna Vince, che era del 10, che mi raccontava che nel 46 votò per la prima volta, era forte comunque la sensazione che in qualche modo lei fosse più simile a quelli che restavano a casa che a quelli che uscivano. Più simile ai bambini e agli animali che a chi aveva diritto a esercitare il voto. 70 anni in cui abbiamo ottenuto l'impensabile solo qualche decennio fa. Quindi parto l'8 marzo con un tour sopra gente 2.0. Perché? Perché si è persa tra le ragazze e i ragazzi la consapevolezza della cittadinanza attiva, del cambiare il mondo, si può, e suffragette l'hanno fatto. Di quanto noi cittadine e cittadini contiamo nella costruzione di una società rispettosa dei diritti di tutti e di tutti. Ci sono battaglie nobili oggi da intraprendere in Italia, quella contro il femminicidio citato dal Presidente, innanzitutto. Abbiamo in questo momento uno dei più bassi tassi di natalità del mondo. Ci continuano a dire fate più figli, la risposta è create le condizioni perché le ragazze lo possano fare. Siamo ancora pagate, come diceva la Presidente, 30% in meno rispetto agli uomini. Nelle scuole quindi proietteremo il film, storicizzeremo le conquiste portate avute finora e porremo alle ragazze una domanda: cosa ti porterebbe oggi a lottare per i tuoi diritti? Le risposte poi le diffonderemo. Termino dicendo che alla fine di questo progetto promuoveremo una petizione e chiedo a tutte voi di firmarla, perché la storia che impariamo sui libri di storia comprenda d'ora in poi anche una parte finora rimossa, la storia delle donne. Grazie.